Ministro De Michele, oggi la Confindustria di Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, che rappresentano il 45% del prodotto interno lordo italiano, hanno detto che no, se non si riparte nel breve periodo si spengono i motori. E la Banca d'Italia, facendo una valutazione europea, dice che milioni, una chiusura prolungata, quindi anche di lavoro, anche di reddito, mette veramente a rischio la tenuta di milioni di famiglie in Europa. Allora, come la mettiamo? Beh, non credo che queste affermazioni siano nuove per nessuno, ne siamo assolutamente e totalmente consapevoli come governo, credo che ne siano consapevoli anche le persone che sono obbligate a rimanere a casa. Il punto è ovviamente legato alle decisioni che dovremo prendere e le ragioni che ci faranno prendere queste decisioni. Noi abbiamo deciso di proteggere la salute delle persone. Credo che non ci dobbiamo dimenticare cosa è successo nel mese di marzo. I dati di oggi, i dati degli ultimi giorni, ci dicono che le misure di contenimento del governo, anche quando contestate o anche quando sono state ritenute eccessive, stanno dando dei risultati. L'impatto sulla sanità italiana è stato contenuto addirittura in alcune regioni grazie a queste misure e grazie al tempo che è stato dato a tutte le regioni per poter reagire rispetto a quello che stava succedendo da noi, Lombardia e da me in Emilia-Romagna, penso alla mia Piacenza, che oggi ha 27 contagiati rispetto alle centinaia dei giorni scorsi e quindi con un segnale che diciamo, da persona anche personalmente, familiarmente coinvolta nella vicenda del coronavirus, è un segnale positivo. È ovvio che tutto questo patrimonio di informazioni, che sono numeriche, che sono di effetti delle nostre scelte, che sono di dati scientifici sui quali il Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, ma la stessa OMS, l'Organizzazione Mondiale della Salute, della Sanità, sta lavorando, ci faranno. Saranno la premessa sulla quale noi dovremo costruire la ripartenza. Ma se è vero che per chiudere, diciamo così, ci vuole una decisione politica legata ad un atto anche ragionevolmente semplice e veloce, dobbiamo essere consapevoli che per come si sviluppa questo virus, che purtroppo si sviluppa nella relazione con le persone, riaprire vedrà un processo lento che deve tenere insieme la nostra ansia di ridare fiato all'economia, perché chi più di noi vuole dare una risposta alle questioni economiche che si sono generate con l'epidemia, ma dall'altra parte deve tenere anche insieme le misure di sicurezza per le persone, perché non ci possiamo permettere un'altra ondata di contagio e di ritorno. Tutte le nostre decisioni di questi mesi sono state improntate a questo e anche la fase della riapertura dei cantieri che si sono chiusi, penso all'edilizia privata, delle filiere produttive che si sono chiuse, penso per esempio all'abbigliamento così autorevolmente rappresentato qui da un grande imprenditore come Diego Della Valle, beh, insomma, ovviamente dovranno avere un processo di garanzia di sicurezza e sappiamo che la prima Ecco, garanzia di allora sicurezza. Diego Della Valle, come vi state organizzando voi? Cioè, fosse per voi come sicurezza negli stabilimenti, insomma, quando si potrebbe riaprire realisticamente? Noi possiamo riaprire domani mattina perché abbiamo eseguito tutto quello che ci avevano chiesto per mettere in sicurezza le nostre aziende già da un po' di giorni. E il problema, sono d'accordo con quello che diceva il ministro, dobbiamo stare molto. Intanto è logico e pacifico che tutti vogliamo ripartire, noi imprenditori, ma anche i nostri dipendenti, e che è importante ripartire per mille motivi che tutti hanno già elencato in questi giorni. Attenzione a ripartire però per non richiudere più, perché sarebbe psicologicamente un problema serio e lo sarebbe anche materialmente. Quindi io vorrei ricominciare domani mattina, se però lei mi chiede se sono disposto a mettere a repentaglio la salute di un mio dipendente sulle molte migliaia che abbiamo per poter ripartire prima, le direi subito che non lo Beh, ma faccio. questo è scontato naturalmente. Allora, abbiamo preparato, Dobbiamo ministro, un abbiamo preparato. richiedere.
Prego. delle cose possibili. Dobbiamo richiedere delle cose possibili. Io e i miei colleghi ci sentiamo spesso con tanti, abbiamo tutti voglia di fare, di ripartire e tutti, dottor Vespa, stanno lavorando a casa e non si vede in un modo forsennato per difendere le posizioni e quasi tutti quelli che conosco io, il primo obiettivo è difendere il posto di lavoro delle loro persone. È un lavoro immane, nessuno di noi aveva mai vissuto una situazione come questa. Quello che vedo è che c'è una grandissima voglia di farlo per le imprese, per il loro successo, ma soprattutto per le persone. E questo è un messaggio, un segnale fortissimo. Ministro, abbiamo preparato dei cartellini. Allora, i settori strategici in Italia, quelli tra quelli più importanti, ci sono la meccanica, il legno, la ceramica e poi anche l'edilizia, anche poi la cartotecnica, perché adesso è difficile trovare, poi parleremo delle librerie, ma insomma è difficile perfino trovare un quaderno, un accidenti qualunque. Allora, possiamo immaginare che dopo Pasqua questi settori avranno una riapertura massiccia con le garanzie di sicurezza di cui parlava della Valle. Quelle sono scontate ovviamente, perché insomma i 2 metri, 1,5 metri, 2 metri, quello che deciderete, le mascherine, i guanti, le distanze, tutto garantito, ci mancherebbe, se no le chiudete le fabbriche, se non rispettano i limiti. Ma insomma, pensate il 14 aprile di dare un po' di sfogo a questi settori? Questa è una discussione che stiamo facendo esattamente in queste ore e per quel che riguarda la filiera dell'edilizia, come sommariamente dicevo prima, alcuni cantieri, quelli che riguardano soprattutto le manutenzioni di ponti, gallerie, strade e soprattutto ferrovie, sono rimasti aperti, seppur molto rallentati, perché in quei cantieri comunque si sono dovute rispettare, diciamo così, alcune regole di sicurezza che in molti casi li hanno dovuti rallentare. La discussione che stiamo facendo è esattamente quella di trovare un punto di equilibrio tra la garanzia di non avere il contagio, io lo chiamo così, diciamo il contagio di ritorno, se noi ci ritrovassimo di nuovo perché abbiamo esagerato nella velocità di riaprire in una condizione sanitaria e di contagio come quella diciamo, del mese di marzo, è ovvio che le ricadute sull'economia sarebbero ancora peggiori. E quindi io credo che, nonostante l'ansia mia, anche mia personale, e l'ansia che ritrovo tra le lavoratrici, i lavoratori e gli imprenditori che sanno perfettamente che è nel lavoro che ci si realizza, oltre che, diciamo così, è col lavoro che si ottiene un reddito, ma è nel lavoro e col lavoro che ci si realizza. È del tutto evidente che le decisioni devono essere ispirate alla cautela e alla ragionevolezza. I dati che ci arrivano sono confortanti, ma noi non abbiamo ancora azzerato il contagio e Certo, quindi sappiamo. la cautela e la ragionevolezza, diciamo, potrebbero farmi escludere quell'aggettivo che lei ha usato, riapertura massiccia dopo Pasqua, diciamo che la cautela mi impone di togliere certamente l'aggettivo. Allora, guardiamo invece un'altra categoria. Io credo e spero che voi possiate far riaprire le librerie, perché anche nelle librerie si può entrare uno per volta e approfitto anche per ringraziare tutti quelli che hanno garantito la presenza dei libri nella grande distribuzione organizzata. In questo periodo c'è più tempo, si può leggere, poi però se uno può comprare soltanto il libro, insomma, magari ordinandolo via internet, insomma, la libreria è un luogo di ritrovo, uno entra, guarda. Ecco, questo spero che possiate farlo, immagino. Insomma, anche le cartolerie, è complicatissimo trovare un quaderno, i bambini stanno a casa, non sanno dove scrivere, insomma. Questo possiamo sperare che dal 13 diate un minimo di margine. E ripeto, le analisi che stiamo facendo sono di più tipi, di filiere, per come è organizzato il lavoro nelle singole filiere, per aree geografiche, per situazione oggettiva della tenuta del sistema sanitario territoriale e regionale. Quindi si incrociano più valutazioni. Io non sono ovviamente, diciamo così, nelle condizioni di dare garanzie in questo momento a nessuna filiera, anche perché, come lei sa, il prossimo DPCM
sarà preso, diciamo così, appena prima di Pasqua per poi garantire dopo il lunedì di Pasqua alcune delle risposte alle domande che lei ha fatto. Però noi Allora, incrociamo più fattori. ecco, aspetti Per però, esempio, stiamo Ministro. facendo un'analisi molto approfondita del livello di relazione sociale, della possibilità di mantenere il distanziamento sociale su alcune filiere produttive specifiche, alcune sono anche nell'elenco che lei ha proiettato Allora, insieme. lei ha usato l'espressione per aree geografiche. Questo significa che ci saranno delle aree geografiche in cui le riaperture avverranno prima che in altre? Ci sono delle valutazioni in corso perché quando vengono mostrati i dati pubblicamente, tra l'altro il Comitato Tecnico Scientifico, l'Istituto Superiore di Sanità, 2 volte alla settimana aggiorna la popolazione sull'andamento della situazione epidemiologica, dimostra in maniera abbastanza chiara che la situazione del contagio e quindi anche degli impatti più negativi nel nostro paese è sostanzialmente divisa in 3 parti. Il nord, che è anche l'area, come lei ricordava all'inizio della trasmissione, più produttiva del paese, è l'area assolutamente, senza ombra di dubbio, più colpita dal coronavirus. Ci sono altre aree del paese che invece sono state colpite a macchia di leopardo, con focolai molto, diciamo così, localizzati ed individuati, e quindi si trovano in una situazione epidemiologica totalmente diversa. È Allora, ovvio che a queste misure di natura economica, di valutazione di impatto economico, verranno comunque affiancate e stabilizzate dalle misure di natura sanitaria che sono meno di mia competenza, ma che ovviamente più saranno forti, più daranno tranquillità e certezza alle persone, più la riapertura avrà, diciamo così, anche un contesto di tranquillità, di serenità da parte delle lavoratrici, dei lavoratori e degli imprenditori che ovviamente si assumeranno la responsabilità di riaprire in un luogo o in contesti che magari sono stati anche molto colpiti. Lo dico perché io vivo in quella condizione, nella mia città, la tensione tra tenere aperto e chiudere, la tensione tra verificare le condizioni di sicurezza ed avere paura che queste condizioni di sicurezza siano insufficienti, è una tensione che continua anche in questi giorni dove i numeri sono migliorati ed è inevitabile che sia così, perché l'esperienza che si è fatta una parte così importante del paese come il Nord Italia, la mia Emilia, la Lombardia, è un'esperienza che ovviamente ha profondamente segnato le comunità. Le nostre famiglie a Piacenza, che è una piccola città, quasi tutte hanno un decesso dovuto a coronavirus. La mia famiglia ha un decesso dovuto a coronavirus e molti contagiati sono legami familiari. È inevitabile che ci sia questa tensione. Allora il governo deve riuscire a prendere delle decisioni che tengano insieme una garanzia anche di sicurezza di tenuta sanitaria, di intervento, di potenziamento di un servizio territoriale che interviene quando ci sono i primi problemi e dall'altra parte tutte quelle misure di cui abbiamo parlato fino adesso nelle fabbriche, nelle realtà produttive, nelle realtà commerciali, garantendo il distanziamento sociale e quelli che sono i sistemi di protezione. Noi Allora, come vorrei chiedere Ministero. adesso invece al professor Di Perri, che è appunto un virologo dell'Università di Torino, quanto tempo secondo lei c'è un'ultima fascia che abbiamo visto prima, il problema dei ristoranti, dei bar, dei parrucchieri, la cui presenza viene invocata perché qui insomma ovviamente un mese senza parrucchiere, un mese e mezzo senza parrucchiere, tutti quanti vorrebbero quelle misure di sicurezza, le loro associazioni dicono state tranquilli, andremo come se dovessimo andare su Marte, ci maschereremo, insomma, e lo stesso le distanze di sicurezza nei ristoranti, ma insomma quanto tempo, se i dati continueranno ad essere favorevoli, quanto tempo ci vorrà perché anche queste che sono le attività più critiche e più drammaticamente chiuse potranno riprendere, secondo lei? Ma questo fenomeno non ha precedenti, per cui dobbiamo rifarci necessariamente alla Cina, che è un precedente recente, e la Cina purtroppo un po' sta stentando a liberarsi dell'epidemia. Ci sono dei numeri di rientro, ci sono dei casi in aumento benché lieve a Singapore, Hong Kong, Taiwan, nello stesso Giappone vicino, che ci dice, e questo è un dato di cui bisogna tener conto, che le cose dureranno un po' più a lungo. Io credo che non ci sarà molto presto il cosiddetto momento zero. Ci sarà un lungo periodo in cui avremo un numero basso di casi, una bassa contagiosità,
Possibilmente lo terremo sotto controllo, però io credo che i programmi di ripartenza, come la politica deciderà secondo una gerarchia, secondo una sequenza, secondo ovviamente dei criteri di protezione, dovranno secondo me convivere con un po' di Covid nella prima fase, questo sicuramente. Io credo che, Ministro De mi Micheli, perdoni. poi torno da lei, professore. Ministro De Micheli, il settore del turismo e il settore quindi inclusi anche i bar e i ristoranti, siccome la stagione turistica sarà drammatica, chiedono anche dei provvedimenti, cioè del denaro a fondo perduto, da vedere utilizzando magari dei fondi europei non utilizzati, tutti i meccanismi tecnici. Una valutazione di questo genere, perché se no ho paura perché, che per molte di queste attività il prestito, anche generoso, non basti. Vi siete posti questo problema? Sì, il problema è in valutazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Sicuramente il turismo rappresenterà alla fine di questa emergenza uno dei settori più colpiti, anche se ovviamente questo non sarà un problema esclusivamente italiano, ma sarà un problema di l'Europa e soprattutto dell'area, diciamo così, più turistica dell'Europa, quindi soprattutto i grandi paesi che hanno flussi turistici nelle grandi città o nelle zone marittime molto più forti. Noi crediamo che l'incrocio tra misure che sono allo studio del nostro Ministero dell'Economia e le richieste che noi stiamo facendo proprio in queste ore di Eurogruppo all'Unione Europea e alla Commissione potranno garantire non certo, diciamo così, la stessa condizione alle aziende della filiera del turismo che c'era l'anno scorso, questo è ovvio, ma diciamo almeno una condizione di contenimento del danno per traghettare le imprese alla stagione successiva, cioè quella del 2021, dove ci auguriamo che arrivando il vaccino, questa vicenda si chiuda in maniera definitiva. Però sono allo studio misure differenziate, per i vari settori e comunque molto più stringenti per quei settori che, non solo puntualmente nel primo mese di emergenza, ma che anche in prospettiva nei prossimi mesi continueranno ad avere riduzioni di fatturato superiori al 50, al 40%, al 50%. La filiera dei trasporti, che fa riferimento al mio ministero, in molti di questi casi sarà una filiera toccata in maniera molto pesante, esattamente come la filiera del turismo, perché poi è una filiera che si collega proprio anche alle attività.